La sapevate questa roba? Eh? Volare per il livello. Yeah! 8000 di Dante! Dante! Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su Spyro 2 Getaway. Esatto. Nello scorso episodio ci siamo lasciati qui davanti, dinanzi al sotterraneo di Crash. Non Crash Bandicoot, ma Crash con la U. Vediamo che ci dice lei, ma sicuramente buttati nel pozzo. Ok Spyro, dimmi. Salta in quel buco nel pavimento per scendere nei sotterranei di Crush. Ti aiuterò lanciando le pecore nel foro se riesco a prenderle, sì. Buona fortuna. Grazie. Ah, ma fanculo, troia. Ok ragazzi, dobbiamo andare a rompere il culo a Crash. E io devo stare... Ah! Aspettavate il... Crash? Come Crash? Oh. Prima di andare nei sotterranei del castello, Spyro, vorrei sapere come Ritto e i suoi mostri sono arrivati ad Avalar. La scorsa settimana, nella tundra d'inverno, il professore stava lavorando una nuova tecnologia per il superportale. Sì. Ecco, con questa ho collocato tutte le sfere. Ora abbiamo bisogno solo delle coordinate. Che ne dici di 22475, il mio compleanno? 22475. No, Hunter, no! Che? Via la me! Via, buffoni! Lasciatemi in pace! Perché non... Dove siamo? Niente draghi, fantastico! Crush, torna indietro a prendermi i bagagli! Ci sistemiamo qui! Rendete omaggio al vostro nuovo re! Professore, chiudilo! Sbrigati! Oh cielo! Non vedo l'interruttore! E beh, se... aver rotto gli occhiali! Se me devi guardare il portale... Crush, passa bene il portale, idiota! Di a tutti i tuoi amici di spargere le sfere per tutta Avalar, presto! No! Gol! Crush, prendete subito le sfere! Ah! Piccola creatura spregevole! Ti ucciderò! Brutte notizie per Avalar. Hunter, perché non l'hai inseguito? Io... beh, avrei voluto farlo. Ma non ha detto che non gli piacciono i draghi. È possibile trovare un drago che ci aiuti, professore? Sì, credo di sì. Ci serve un mondo con un allineamento più adatto a intercettare simili creature. Che ne dite di... Barlume! Sì, buona idea. Andiamo. Ok, va bene. Abbiamo capito come è iniziato tutto. Perché Hunter ha messo la sua data di nascita che è 2-2. Oh, oh, salve. Come Crash? Stai zitto, sei fastidioso tu e... La smetti! Hai rotto le palle! Vuoi morire? Ah, fanculo, tomate e gioia. Allora, mi devo fare... Ma dai! Si poteva fare un tempo! Ok, vabbè, salve! Sono deficiente, salve! Cavacca, niente, raga, non è possibile. Ero drogato da piccolo e mi immaginavo le cose. Yeah! Va bene, facciamo io il culo a sto stronzetto di merda. Va bene, vai, ti spacco tutto. Vieni qua, stronzetto, sono qua, vai, vieni qua. Mamma mia, ti apro come si aprono le barbabietole. Sì, vabbè, ma manco a schivare, sono buono. Oh, farfalla. Ah, lo devo colpire, vabbè. Che fa, muori, per favore. Grazie. Sì, vai, bravi. Oh, pecora. Salve. Aiuto, ho paura. Perché è rosso? Vabbè, che è raggi laser. Ah, schifoso bastardo. Stronzetto. Guarda là che c'è. Tutto efficiente, sono attaccato. Oh, pecora. Qua. Vamoni, dai, caso, vai. Liscio.
adesso! Sì, sì, Crash, sì, 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 mamma mia, quanto sei furbo, quanto sei furbo, porca di quello troppo. Dai, sono qua, dai. Allora, liscio, no, non è vero, mi hai preso tantissimo. Ti ho preso, stai calmi. Vabbè, ma devi stare calmino però, Vabbè, dai, questo lo devo saltare, semplicissimo. La prossima volta. Aiuto! Ah! Aiuto! Aiuto! Vabbè, ma come lo schivo, Dov'è la pecca? Eccola qua. Vai, 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 questo è facile, vai. Uno, due, tre. Sì, vabbè, facile. Porca tua sorella! No, sono morto, 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 sono morto. Oh, mi hai mancato, You loser, bitch! Crash sconfitto. Ma non c'erano dubbi che lo sconfigge, perciò volevi metterlo. No, Crash! Sarai pure riuscito a battere quel sempliciotto. Gulp invece ti darà del filo da torcere. Fatti avanti, piccoletto. Gulp, vieni qui, ora! Distruggilo! E fagli male! Che cosa? Il tetto? Gulp, fammi uscire da qui! Oddio, drago! Ma cosa? Vabbè, ma te... Che fifone! Ti abbiamo riconquistato la pianura... Oh, estate! In pianura d'autunno. In queste pianure potremmo finalmente imparare... Ah, quel ritto! Ho fatto abbastanza danni! Tutto questo imbroglio mi è costato una fortuna! Se no... Se stato per Spiro, sarei rovinato. Se Ricco fosse qui, gli darei una bella lavata di capo. Veramente, gli darei molto di più. Ero campione di pesigallo a scuola. Mi ricordo ancora qualche mossa. Prendi questo, per questo. Ah! Tu! Tu! Ma quanto è inutile, sto deficiente. Perfetto. E ci hanno ciucciato pure le pianure di qua di Cacapupù. Perfetto, dovremmo andare a riconquistarle. Oh yes. Pianure d'autunno. Impariamo subito, e direi subito, a... Come si chiama? Non mi viene, non mi viene. Non mi impara. Vabbè, salire le scale. Perfetto. Oh, che bello. Yeah. Yeah. Nuotiamo nella piscina. Way. La gemma blu. Ok. Allora tutti... No, è viola. Sti cacci è blu. Perché vale 5, quindi è blu. Ah, ok, gemma gialla. Ciao, gemma gialla. Mica 2000, porca troia, quanti soldi che abbiamo. Allora, apriamo tutte cose. Apriamo tutto, tutto, tutto. Everything, che vuol dire tutto. Almeno vuol dire tutto, everything. No, non vuol dire tutto, everything. Che vuol dire everything? Ah, non lo so. Seriamente, che vuol dire everything? Boh, non lo so. Ah, comunque, mi sono dimenticato a dirvelo. Spolliciate mentre guardate il video. Tanto, nel mentre che io raccolgo le gemme, voi avete tutto il tempo di... mettere un attimo, se il video lo guardate in full screen, e almeno io i video personalmente su YouTube li guardo in full screen. Odio guardare i video in modalità video, cioè devono essere per me video e categorico modalità full screen, ovvero schermo intero per forza, altrimenti non li guardo neanche. Detto questo, perfetto, potete mettere pollice in su al video. Bravissimo, se non l'hai fatto vedi di farlo, e se l'hai fatto, bravissimo, ti voglio bene, ti mando un macetto e poi ti scopo brutalmente. No, scherzavo, se no mi denunciano, perché è vietato scopare brutalmente chi ti guarda i video. Detto così, in effetti sembra brutto, perché magari se il video lo guardano 10.000 persone, ti dici, oh guarda, hai scopato 10.000 persone, yeah! Diciamo che io dopo, sinceramente, dopo un paio, due, tre, sono anche stanco, sai, è fisicamente provato che... Dopo una o due scopate, comunque il corpo ha bisogno di riposo. Secondo la leggenda, c'è un portale per Zefiro qui. La leggenda racconta anche che io so come attivarlo. Ma non c'è menziona bisogno. Menziona qualcosa sul fatto che potrei attivarlo per una piccola somma. E puoi stare fresco. No, grazie. Ok.
Se vuoi puoi imporare più tardi, ma se avessi un'idea del tesoro che c'è Zefiro, saresti sposato per il doppio di quello. Sì. Là sopra, ovviamente, non ci potrebbe andare. Sì, certo. No, in effetti sì, non ci può andare. Se io volo così, non si va da nessuna parte. Ma perché non mi riesce più la planata? Ma sono rincoglioni tutti insieme. Ah, ecco, visto che si ci può arrivare. Dicevo io. Allora, che là c'è la... Allora, andiamo! Ok, qui ragazzi non ci può correre. Cioè, per arrivare qua seriamente dovete fare prima un lungo viaggio. Seriamente. Sì, vabbè, certo, Peppo, tranquillo. Yes! Voi direte, Peppo, come facevi a saperlo? Ho visto le crepe, non me lo ricordavo. Orta! Perfetto! Bravissimo, Peppo, perfetto. L'unico che salendo sul muro di cinta poi muore come un deficiente. Vediamo che cosa vuole la signorina. Ben fatto, Spiro. Grazie. Il potere delle sfere ha attivato il turbine. Wow. Circuito metro. Certo. Comunque era possibile... Telecamera. Era possibile fare così, ovviamente. E arrivarci tranquillamente senza bisogno del... Visto? Si ci poteva arrivare anche senza bisogno, magari se non prendete le sfere, come ho fatto io, che io i livelli tendo sempre a completarli tutti. Teoricamente potete fare anche così. Allora, intanto direi di... comunque, più o meno le gemme le abbiamo prese. Morite, stronze, ridatemi le mie vite! Morite, bastarde di una pecora di merda! Ok, impariamo subito a... Ma dobbiamo pagarlo, la porca di quella troia! Quelle mie gemme! Bene, bene. Scommetto che per un drago ricco come te non è un problema pagare in gemme per imparare ad arrampicarsi. Spero ti insegnerò per... non so... una somma modesta. Tipo 500 gemme, per forza. Non lo rimpiangerai. Ok, quando vedi un muro scalabile, come quello alla mia sinistra, saltaci su. Va bene, sì, perfetto. Saltaci su e poi arrampicarti. Perfetto, yeah, abbiamo imparato, yeah! Capito, Spiro? Ti dovevano dire che ti ci dovevi aggrappare, seriamente. Visto, l'hai imparato, esattamente. Bravo, Spiro. Indeficiente. Come si parla? Adesso vi faccio vedere un'altra piccola cosetta, molto carina, che non sanno tutti. Ovvero... da quel lato, aspetta, vediamo se ve lo posso far vedere. Ok. C'è un tetto. Allora, aspetta, vediamo se... Oh, Spiro, ciao. Stavo praticando con questa porta e credo che il potere di qualche sfera possa aprirla. Ho visto che hai raccolto un buon numero di sfere là. 8 sfere aprono la porta. Ok, teoricamente se non avessimo avuto le sfere, qua non potevamo andarci. Teoricamente... Vabbè, ovviamente lì ci sta. Vabbè, dobbiamo pagare sto deficiente per andare nel livello. Ora vi faccio vedere un'altra piccola cosa. Dai, veloce. Voglio far vedere un'altra bella cosa. Quanti cazzo di portali ci sono? Ma porca troia. Cioè, nel sospiro 1, se vi ricordate, c'erano 6 portali a... mondo. Crepa. Ok, esattamente. Guardate qua. Dovremmo essere nel tetto. Ovviamente questo tetto non è accessibile se non in questo modo. E non è vero mai. Ora vi faccio vedere un'altra bella cosa che ho scoperto sempre da piccino. Intanto questo vortice dove mi porta? Oh, mi porta là sopra, fighissimo. Ecco, poi da qua sopra, sì, tua madre. Vabbè, comunque, allora facciamo una bella cosa. Voliamo, ovviamente siamo sui tetti dove non si potrebbe. Allora, se noi siamo qua e non abbiamo le sfere per aprire quella roba lì, basta fare così. Ok, poi andiamo qui sopra un attimino. Ok, poi basta fare così. Ok, poi basta fare così. Ok, andiamo un attimino di... No, porca vacca, stavo cadendo. Ok, andiamo per di qui. Ok, perfetto. No, non cade. Spiro, ce la puoi fare. Ok, ci mettiamo qua e facciamo questo.
No, porca troia. Dai. Dai, porca vacca. Allora, porca vacca. Si ci può fare, giuro che si può fare, eh. Tua madre. Allora, sto salto non è facile, eh. Però, va fatto. Tua madre. Vabbè, vabbè, ce la faremo, giuro, eh. Sì, certo. Ce la faremo, davvero. Fastidio, ci giù. Ok, mettiamoci dall'altro lato, ma mi sa proprio che... Ah, ok, fatto. Vista! E siamo arrivati qua, in questo tetto. Così, non eravamo costretti a, teoricamente, a fare tutto sul traccheggio che abbiamo fatto noi, ma, hey, io l'ho fatto perché va fatto così, teoricamente. Ma è soltanto per farvi vedere qualche cosina figa in più. Ah, poi da qua non potete immaginare dove cazzo sono andato io. Da questo punto vi potete solo... Allora, sono volato là sopra. Da piccino, ovviamente non rivolo in tutti i posti perché non c'ho voglia. Ah, vabbè, ovviamente. Ovviamente, camminare qua sopra è sempre stato il mio sogno, per ogni volta si scivola. Però vabbè, più o meno questo è quello che si riesce a fare, non di più. Vabbè, pazienza. Poi vediamo che c'è qua. Porto brezza. No, 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 io non porto niente. Capito? Porto brezza, no, io non porto. Foresta d'estate. Che vuol dire foresta d'estate? Oh, vero! Ok, mi sono ricordato adesso. Ho letto i commenti. Perché li ho letti i commenti. E li leggo sempre tutti, vi ricordo. E almeno tutti adesso sotto il video dei dove leggo i commenti. Ho detto, beh, adesso commenterò sempre. Sì, ma non ti dimenticare neanche di spolliciare, eh. Mi avete detto che mi sono dimenticato la sfera. E riguardando il video, effettivamente, me la sono dimenticata. Ovviamente sono gentile. Vabbè, qui abbiamo completato tutto. Non sto qui a farvelo vedere. Allora, vi faccio vedere un attimino. Qui un attimino, qui un attimino. Dai, veloce, muovi quel naso. Naso? What the fuck? What the fuck? Ok, andiamo a prendere la sfera che mi sono dimenticato. Ci sono passato accanto con un demente. Però, ehi, vabbè, ok, lasciate fare. Ok. Dai, ma porca troia. Si può raggiungere. Ce l'ho fatta tempo fa, però, ehi. Non c'ho voglia di stare qui a riprendere tutto. Piuttosto me la vado a riprendere normalmente come andrebbe fatto, dai. Sì, ciao Fabrizia. Ok, andiamo, andiamo. La sfera, prendiamo la sfera. Prendiamo la sfera, prendiamo la sfera. Prendiamo la sfera. Oh, ciao pesci gialli o arancioni per meglio dire. Quindi, oh, yes, motherfucker bitch. Ok. Ok, io sono l'unico che passa accanto alle sfere e non le prende. Perché io sono essenzialmente stupido. Quindi ok. Poi si poteva fare un'altra bella cosa di qua. No. Vabbè, comunque se avete visto. Guardate dove siamo. Eh? 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 Non è una cosa fighissima? Eh? Non è una cosa fighissima? Stiamo camminando vicino ai pesci. Questa cosa non so se la sapevate. L'unico dito in culo è che essenzialmente poi non ci può più uscire. Quindi questo è l'unico dito nel culo. Quindi dobbiamo uscire dal gioco e poi rientrare. Ma hey, noi siamo persone furbe. Quindi ok, va bene. Attiva, fangul. Dai, vieni, veloce, esci dal gioco. Perfetto. Oh, attento, Alessia, italiano. Accesso memory cards. Dai, ingresso 1. Ok. Carica gioco, già so. Ok, quindi nulla, essenzialmente quello. Era per farvi vedere che si possono fare tante cose. Tante cose carine, sospiro. E vi farò vedere una cosa figa appena impareremo un'altra roba. Allora, l'abbiamo presa la sfera, o meglio, ce l'ha contata. Aspetta, andiamo su guida. Perché è importante vedere se ce l'ha contata. Foresta d'estate. No, non ce l'ha presa, sì. Niente, dobbiamo andare a riprendere. Ok, sì, niente. Andiamola a riprendere. Vi chiedo scusa ragazzi, ma niente. Era per farvi vedere sta cosa carina, però niente. Salva soltanto quando andiamo tra un mondo e l'altro, non quando cacca popo. Non dite che questa cosa non si può uscire però, eh? Che fastidio. Ok, prendiamo la sfera, prendiamo la sfera. Sì, ciao. Ok, andiamo di là. Ok.
e dobbiamo andare verso il Muendo. Come si chiama? Spiagge della Cacapopò. Come cazzo si chiama quel mondo? Spiagge del sole, mi pare si chiami. Ok, che dobbiamo completare quel livello. Mi sembra che sia questo. Exactly. Esattamente, se vedete mi mancano due sfere. Quindi completiamo questo dannatissimo livello. Tesoro trovato 0 su 0. Ok. Quando fa sti voli ovviamente Spiro salva. Infatti autosalvataggio per rieseguire l'introduzione. No. Va bene così. Ok. Allora, vi faccio vedere delle piccole chicche che vi siete persi perché... Vabbè dai, si può fare, porca vacca. Che vi siete persi perché ho dimenticato di registrare il video, ovviamente. Allora, se voi salite su questa tartaruga e poi fate... Esattamente, fate questa minchiata qua, teoricamente non c'è neanche bisogno che vi portate le tartarughine appresso. Però a me ovviamente i salti oggi non mi escono, quindi sti gran cazzi, non me ne fotte un cazzo, vado avanti, esattamente. Ok. Ah, ok, poi vi ho fatto vedere un'altra cosa che ovviamente nel video che ho perso non l'avete vista. Mi muori. Ok. È possibile salire lì sopra anche da qua. Ma ovviamente a me adesso il salto non mi riuscirà. Ovviamente, infatti, quando mai non mi riuscirà mai, ovviamente. Dai, è veloce, muovi il culo. Tartaruga di merda. No, devi andare di là. Di là, veloce! Stupida tartaruga! Mettiti sul pulsante, veloce. Ok. È possibile anche salire qua. Qui c'erano delle gemme che ovviamente io ho già preso. È possibile salire da qua comunque. Aspettate un attimo. Dov'è la tartaruga? Eccoti qua. Puoi cortesemente salire sul pulsante? Muoviti che ho fretta, veloce, muoviti! Stupida tartaruga. Levati. Ok. Sì, la prossima volta, levati. Sì, ciao. Da qua è possibile fare uno. Sì, vabbè, certo. Vabbè, ragazzi, col doppio salto di là è possibile. Oggi non mi riesce un salto, perché? No, non mi interessa, cioè, per cosa ci devo riuscire? Non me ne fate nulla. Non mi interessa. Cioè, ci devo riuscire. Ecco, vedete che è possibile? Però è possibile se i salti mi vengono, ecco. Se non mi vengono, non è possibile. Quanti ne devo ammazzare? 11. Quanti ne ho ammazzati? 7, porca vacca. Vabbè, qui c'era il coso da rompere, ma a noi questo non interessa. Tu dammi la farfallina. Ok. Telecamera, mi serve una mano. Grazie mille. Allora, Ed, veloce, spero! Ok, andiamo! Tu, fuori. Perfetto, sono 9, 10. Va bene, dobbiamo ammazzare un altro. Ma non penso ci serva il... Esatto, no? Tua madre, quella grande zozzona. Schifo. Tua madre, sempre quella grande pulla, eh. Ok, vediamo che ci c'è questo. Ciao, giovanotto. In cima alla scala c'è un cuoco che vuole fare una zuppa con le nostre tartarughe. Oh. Perché non ti arrampichi e non lo fermi? Perché? Perché va bene, arrampichiamoci e fermiamolo. Questa parte è accessibile soltanto in questo. Allora, adesso vi faccio vedere una roba. Allora, se noi facciamo così, ovviamente cadiamo come dei deficienti, ma ehi. Che culo! Non siamo morti! Questo qua è culo, seriamente! Questo qua è culo, porca vacca! No, questo qua è essere deficienti, non... Questo qua è essere deficienti, essenzialmente, eh. Cioè, perché non è difficile, vi giuro, non è difficile! Ma se devo fare così non ce la faremo mai, eh! E dai, vi voglio fare vedere quelle cose carine, però mi vuoi riuscire, per favore, in video. Allora, intanto parliamo con sto tizio. Sembra che con le tue amiche tartarughe si possa fare una zuppa deliziosa. Se le prendo. Puoi provare a salvarle, ma ti avverto che ho fame davvero. Ok. Allora, se noi facciamo una cosa del genere... Allora, vi voglio far vedere. Ok, ce l'ho fatta. Allora, la missione... Ok, no, aspetta, no, si può fare. Dai, piano. Telecamera. Ok. La telecamera non ci è d'aiuto, eh. La telecamera non ci è d'aiuto e questa cosa non me la ricordavo. E vabbè.
Vabbè, ma, hey, a voi piacciono questi video così? No, no, lo so. Aspettate un attimo. Aspetta, ho visto una gemma là sotto? Ah, no, ok. Allora, vi voglio fare vedere che la missione si attiva non appena noi andiamo vicino al calderone. Il minigioco si attiva. Però, guardate che bella cosa possiamo fare. E noi adesso facciamo così. Vai, attivati. Non si attiva? Perché non si attiva? Attivati! Stupido minigioco. E non si attiva. Aspetta, dobbiamo parlare con questo tipo. Sembra che con le... Porca vacca. Mi piace l'odore della tartaruga, ma pensa che tu possa provare ancora una volta. Non dubito che saprai. Ok. Allora, se noi facciamo così. Aspettate un attimo. Porca troia, inizio. No, c'era un metodo per... Ok. Ok. Guardate qua. La sapevate questa roba? Volare per il livello. Yeah! Ovviamente non possiamo sputare fuoco perché per il gioco siamo... Per il gioco siamo... Siamo in acqua. Possiamo visitare tutto il livello, ragazzi. Non è fighissima come roba? No, perché lo trovi? È un vetro sta cosa. Ah, porca vacca, ne siamo rimasti bloccati. Ne siamo rimasti bloccati. Però vedete che cosa figa? Ah no, non siamo rimasti bloccati. Ah, super. E possiamo guardare il livello dall'alto. Bellissima questa roba. Quindi possiamo provare a fare una bella roba. Ovvero, quanti nemici abbiamo ammazzato? 8 su 17. Allora, aspetta, ammazziamo... Aspetta un attimo, dovremmo ammazzare... Vabbè, vaffanculo, ragazzi! Facciamo la missione, vai! Sì, fammi provare, vai! Perfetto. Che fighissima fare la missione con... Mentre si vola. No, scherzavo, non è per niente facile farla così, No! Ok, è morta! È morta, l'ho fallita! Salve! Ok, no, va bene, facciamo così, ragazzi, non... Ok. Cavacca. Scusi. Ok. Perfetto. Ok, rientrare nell'acqua si annulla l'effetto. Ditemele ste cose se le sapevate, se non le sapevate. Che a me fa piacere, magari vi insegno qualche roba carina che non sapevate. Dai! Muovi il tuo culo e vai in acqua. Ehi, ehi, ehi. Guarda te se ti butti nell'acqua, eh. Perfetto, va a fare un po' culo, va. Allora, dove sono? Tartarughe! Tartarughe! Sì, la prossima volta, tartarughe... vai nell'acqua, vai! Sei riuscito a salvare qualche tartaruga. Ce ne sono altre laggiù. Prendi questa sfera e vattene. Ah, stai zitto, dammi la sfera intanto. Ah, ok. E rifacciamo la sfida perché adesso sarà un pochettino più complicato. Se ti avvicini un po' di... Più alla pentola, ricomincia a suonare la campana. Ok. Vai. 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 Dove siete, tartarughe stupide? Dove siete, stupide tartarughe? Dove siete? Vi butto nell'acqua. Tu, vai via, stronzetta. Perfetto, vai via. No, aspetta, vai, passa. Perfetto, vai via. Qualche altra tartaruga? Sì, vai via. Ma che co... Ho cominciato a rimbalzare all'infinito. Ehi, stai calmino, No. Vai via.
Oh! No, 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 dai! Porca troia, ce l'avevo quasi fatta! No, mi stavo divertendo, no, vai, sì, stai zitta! Coglione! Dai, vieni, veloci! Veloci! Madonna, quante ce ne sono, con questa visuale seriamente non aiuta, eh! Cioè, essendo abituata alla visuale in prima persona, questa visuale non aiuta minimamente. Vai, dove siete? Vai, passa, 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 perfetto. Tu, vai via. Poi! Beh, levati di qua, stronzetta. Dov'è? No, porca troia, l'ho mancata. Ok, vai. Tu, vai via. Non c'è un cazzo di niente. Dove sono le tartarughe? Oh, tu vai via tipo now. Perfetto, comincia ad andare. Vai, veloci, dove siete? Stronzette! Vi butto tutte in acqua, dove siete? Perfetto, vai, buttati in acqua da sopra. No, porchi! Sì, vabbè, so. Tua madre è una grande pulla! Buone, minchia! Spero ti vadano di traverso. Cioè, non può... Vabbè, vabbè. Voglio la mia telecamera! Vattene via, schifosa. Vai, gradino. Guarda che... Vai, veloci, vai. C'è qualche altra? Dove siete? Perfetto. Levati. Ok, tu cadi. No. Ma poi perché le tartarughe si dovrebbero voler buttare da sole nel... Siete troppe. Mi spiegate perché le tartarughe si dovrebbero voler buttare nella pentola? C'è qualcuno me lo spiega, per favore. C'è qualcuno me lo spiega seriamente, per favore, questo discorso. Raga, sono concentratissimo, vi chiedo scusa se non parlo, ma ho già fallito un po' troppe volte. Porca... Aia, aia! Ce l'ho fatta? Oh, sì! Per Bacco, hai salvato tutte le tartarughe della spiaggia. Minchia! Prendi questa, volevo comprarci delle patate, ma ora non ne ho più bisogno. Va bene, ok. Diciamo che dovrebbe essere incassato uno a cui tu. 22 sfere, porca troia. Spiace del sole, livello completato. Yes! Vabbè, no. Facciamolo come andrebbe fatto. Vai, tartarughina, vai! Oh, muori now. Vai, stupida tartaruga. Perfetto. Ok, salve. Vabbè, sì. Di niente. Hai già questo talismano, ma hey, fa figo quando te lo ridanno. Quindi, hey. Comunque, abbiamo giocato e completato il livello che non avevate visto. Prendo pure tutte le sfere che ci mancavano. Vi faccio vedere pure il video che non avete visto, che sono un genio, ovviamente io non mi metto a regista, ma hey, un genio, proprio un genio. (Ride)
Mi fa morire sta roba. Quindi ragazzi, abbiamo completato il livello spiagge del sole. Ci mancavano le ultime 6 gemme di merda verdi. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un pollicione in su qui sotto al video. Mi ha fatto tanto piacere farvi vedere sta cosa del volare nuotando sul livello. Ma sappiate che ce ne sono tante altre, e in tanti altri posti, che seriamente vedrete. Quindi ragazzi, spolliciate, fatemi sapere come vi sembra questa serie. Se vi piace che vi faccio vedere queste cose che non si vedono, che magari tanti non conoscono, però alla fine è abbastanza semplice. Se vi mettete a, come dire, a cazzeggiare come facevo io, ragazzi, fidatevi, le trovate le cose. Ce ne sono tante cose che si possono provare su Spyro 2 che ma non avete neanche l'idea. Quindi ragazzi, ad un prossimo video, vi voglio bene e ciao ciao! Che cosa, Ma non puoi andare dritto! Perché devi andare a cazzo di cane? Ma vai dritto! Dritto!